Grazie Presidente, spero di poter intervenire senza videocamera per problemi di connessione. Intervengo brevemente per dare il voto di astensione al Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno perché, diciamo, oltre ad aver la Giunta già ad aver insomma, pensato all'impiego appunto dei recovery fund sulla, appunto, per l'edilizia residenziale pubblica e diciamo rassegniamo il voto di astensione perché l'ordine del giorno, diciamo, a mio modo di vedere presenta molte inesattezze a partire dai fondi ex Gescal che stanno ancora in pancia, diciamo, alla Regione Lazio. Io ricordo distintamente durante un consiglio straordinario sull'emergenza abitativa che facemmo, era ancora in presenza, quindi era sicuramente nell'era, chiamiamola, nell'era pre-Covid in cui appunto l'Aula stessa ha approvato una mozione a mia firma avente ad oggetto proprio questi fondi Gescal che hanno anche avuto delle vicissitudini diciamo, piuttosto altalenanti tra Corte Costituzionale, le varie regioni e via dicendo. E in più diciamo che si è già pensato in un certo qual modo a un massiccio piano di investimento per quanto riguarda utilizzando appunto i fondi del Recovery Fund per l'acquisto appunto di edilizia residenziale pubblica e che sinceramente trovo, permettetemi, poco serio continuare ad alzare l'asticella, cioè qualcuno dice 2, qualcuno dice 4, ma no, facciamo 10, anzi facciamo 15 miliardi di euro, senza poi sapere se effettivamente c'è la possibilità di spendere questi 15 miliardi di euro, cioè se effettivamente questi 15 miliardi di euro poi atterrano effettivamente su già diciamo immobili individuati o individuabili per l'acquisto. Quindi a fronte di queste considerazioni rassegniamo il voto di astensione. Grazie.